Nell'aula della prima clinica chirurgica dell'Università di Roma c'era un uditorio speciale, tutti venuti ad assistere alla lezione del professor Pietro Valdoni. Siamo come nani sulle spalle dei giganti. La cultura è una continua costruzione degli uomini, dove gli ultimi arrivati possono guardare oltre, grazie al lavoro svolto da chi li ha preceduti. Di fronte a me, notaio Enrico Castellini, sono comparsi i signori Angelo Actistato, Pierluigi Cevese, Alberto De Blasi, denominata Società di Chirurgia Cardiaca e Vascolare. Ha lo scopo di promuovere e divulgare gli studi sulla chirurgia cardiovascolare. Solo i miei allievi potevano dunque superarmi. L'hanno fatto. Pensare che solo fino a 70 anni fa il cuore era un organo non limitangere. Sembrava una follia poterlo anche solo toccare. Non potevo rinunciare a sostenere questo loro intento. Per chirurgia cardiovascolare è da intendersi il campo della chirurgia che interessa specificatamente il cuore e i grandi vasi. Sono nominati quali componenti del consiglio direttivo presidente Pietro Valdoni, il vicepresidente Alberto De Blasi, i consiglieri Edmondo Malan. Allora, come avrei potuto non sostenere questi giovani? La stretta collaborazione tra chirurgia e cardiologia è davvero interessante. Actistato, Angelino, Reale e Rovelli stanno eseguendo i primi cateterismi in Italia e permettono la diagnosi e quindi la scelta della giusta strategia. Qui bene diagnoscit, bene curat. Certo, in 20 anni sono cambiate tante cose. Io stesso ho eseguito per primo a Roma un intervento di embolectomia polmonare. Dogliotti a Torino, primo nel mondo, ha impiegato la circolazione extracorporea. De Gasperis e Donatelli a Milano e Cevese a Padova sono i pionieri nella chirurgia delle valvole cardiache. E Malan a Milano esegue i primi interventi sull'aorta. Ormai siamo nel 1967. In Italia si stanno eseguendo circa 4-5.000 interventi ogni anno sul cuore. Le malattie delle valvole cardiache provocate dal reumatismo e le malformazioni congenite sono correggibili in moltissimi pazienti. Ci sono già circa 20 centri attivi con eccellenze presenti nel nord e nel sud del paese. Parenzan ha creato a Bergamo una scuola di cardiochirurgia pediatrica che attrae numerosi giovani e magari ci saranno altri giganti nascosti tra loro. Per non parlare di Bologna, dove il Pierangeli ha costituito un centro che diventerà leader nel trattamento delle patologie della aorta toracica. Che dire poi di Chidichimo, che al San Camillo opera con successo moltissimi malati di cuore. Hanno ragione, dunque, questi giovani. Bisogna favorire e diffondere tra tutti i chirurghi e medici italiani le conoscenze, cercando con ogni mezzo di favorire lo scambio di idee ed esperienze per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Sì, sono sicuro, sarà utile e vincente. Il progresso scientifico, clinico e tecnologico della cardiochirurgia ha portato nel giugno 1967 alla fondazione della SIC, la Società Italiana di Cardiochirurgia.
Sei mesi dopo, Barnard, a Cape Town, esegue il primo trapianto di cuore al mondo, portando alla ribalta dei mass media questa specialità. La SICC diventa così il centro di coordinamento scientifico ed organizzativo della cardiochirurgia italiana. Attualmente sono attivi in Italia circa 95 centri di cardiochirurgia, con un numero complessivo di 45.000 procedure per anno, rispetto alle 5.000 dei primi anni 70, e con risultati paragonabili ai migliori centri europei e nordamericani. Per celebrare il 50° della nascita, la SICC ha da poco costituito la Fondazione Cuore Domani, i cui obiettivi sono quelli di ricerca, formazione, divulgazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari. L'incremento delle procedure interventistiche per la cura dell'infarto ha ridotto il numero degli interventi di bypass coronarico, mentre l'aumento dell'età media della popolazione ha reso più complesse molte delle patologie cardiache. Queste sono le sfide più importanti con cui la cardiochirurgia dovrà confrontarsi nei prossimi anni. Altrettanto importante è oggi, e lo sarà ancora di più domani, l'acquisizione delle tecniche transcatetere e mini-invasive nell'armamentario del cardiochirurgo per il trattamento percutaneo delle patologie cardiovascolari. Così si rinnova l'impegno preso tanti anni fa da coloro che oggi vediamo come giganti e che fortemente hanno voluto la nascita della SICC. L'impegno ad indicare con capacità di giudizio e maturità agli addetti ai lavori la strada da seguire sul piano clinico, organizzativo e programmatico per il progresso della cardiochirurgia italiana. E l'impegno ad essere un interlocutore unico con le istituzioni nella prevenzione, ricerca e cura delle malattie cardiovascolari, per assicurare e garantire agli operatori, ai cittadini e soprattutto ai pazienti il massimo livello qualitativo possibile.